Buongiorno amici di cellularemagazine.it, sono Stefano Cavallaro, sono qui allo stand di Nokia, in realtà sono qui nella location a Barcellona dove Nokia ha appena concluso la conferenza stampa di presentazione dei nuovi smartphone. Quello che vedete davanti a me è il nuovo Nokia 7 Plus, si tratta di uno smartphone che sarà sul mercato italiano inizialmente nel colore Copper Black, che è quello che vi mostro adesso, e poi arriverà anche nella versione Copper White, che è quest'altra. Arriverà entro i primi 15 giorni d'aprile a un prezzo consigliato di 399 euro. Caratteristiche tecniche molto interessanti, ma partiamo dalla scocca perché già ha una particolarità. Si tratta di una scocca realizzata dal pieno di alluminio, molto elegante, coperta con questo strato di vernice gommata che migliora la presa e offre una buona sensazione al tatto. Display Full HD in formato 18 noni. Da 6 pollici con tecnologia IPS, abbiamo una fotocamera frontale da 16 megapixel con riconoscimento del volto e ottica Zeiss. Anche sul retro il reparto fotografico è molto ben caratterizzato da questi due sensori fotografici da 12 e 13 megapixel. Quello da 12 megapixel serve per fare le foto, potremmo dire, normali, mentre quelle da 13 megapixel ha un campo di visione grandangolare, quindi per foto panoramiche. Questo invece vi mostro naturalmente il sensore di impronte digitali e questo il flash. Altre caratteristiche tecniche, processore Snapdragon 660 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili tramite schede micro SD fino a un massimo di 128 GB. Vedete, la scocca è molto molto bella, molto bella, c'è questo profilo cromato, qua vi mostro l'altoparlante, il foro del microfono, purtroppo con questi riflessi non so quanto si riuscirà a vedere, l'ingresso micro USB in formato Type-C. C'è in testa allo smartphone il foro per il jack audio stereo. Batteria 3800 mAh, quindi direi che non ci sono problemi a superare abbondantemente la giornata lavorativa. Tratta di uno smartphone molto bello, sistema operativo naturalmente Oreo che sarà costantemente aggiornato mensilmente con le patch di sicurezza che Google rilascerà nel tempo. Questo è uno dei vari modelli che ha presentato Nokia qui al Mobile World Congress, gli altri sono il Nokia 1 con Android Oreo Go, il Nokia 6.1 e il Nokia 8 Sirocco, oltre al feature phone 8110 4G. Trovate tutti i video qui sul canale di YouTube di Cellulare Magazine. Per il momento è tutto, vi invitiamo a continuare a seguirci. Grazie.